Salve e benvenuti in questo canale di Pet Sitting. Qui si parlerà di lavoro, di animali e di altri contenuti che ci verranno in mente strada facendo. Se siete capitati in questo posto è perché vi piacciono gli animali e quindi siete benvenuti e mi renderete strafelice. Settimanalmente verrete aggiornati di un nuovo video. Quindi cliccate sulla campanella, iscrivetevi e accomodatevi in questo canale, siete i benvenuti. E cominciamo, perché diventare o intraprendere questa strada di pet sitter? Potreste dire, vabbè, ma a me interessano solo i cani, a me interessano solo i gatti. Cioè, chi dice a me interessano tutti, non so scegliere, quindi come faccio? Buttate. Nel senso che io ho cominciato all'incirca 12 anni fa e questa è più o meno la storia. Devo andare, devo fare, non posso perdere tempo. Sì, mi devo sbrigare. Oh, ma tu sei così bello e dolcissimo, ma sei stupendo! Ma sei stupendo! Dovrei passare più spesso. Quanto sei bello! Mi fermo e li coccolo tutti, li accarezzo, ci gioco, ci parlo. E molto spesso aggancio così il cliente, che lì per lì non è un cliente, è una persona come tante come noi che ha un animale con cui sta magari passeggiando, oppure conosce un signore che ha un gatto, più gatti e così via, e passaparola. Assolutamente il passaparola funziona sempre, e poi ci sono tante altre opzioni, quindi le applicazioni sul cellulare, mi raccomando. Se volete lavorare, segnatevi a tutte, perché in questo momento si hanno più colleghi che animali, a momenti. Ho scappocciato di brutto, all'incirca 12 anni fa, sì, anno più anno meno, 12 anni fa, semplicemente ho sfruttato il momento che si è creato. Stavo passeggiando con il cane di famiglia, perché anche io sono cresciuta con gli animali, ma finché è di famiglia te ne occupi relativamente, fai poco, non è tanto, fai poco. E è andata più o meno così. Agnese, aspetta! Ti prego, salvami tu! Ok, ok! Ti lascio le chiavi, porta fuori Oliva, io devo scappare a una riunione improvvisa. Ok. Ho sfruttato il momento e ho cominciato a dare volantini, a iscrivermi, appunto, come vi dicevo prima, a varie app, a vari siti, perché non sempre il passaparola può essere sufficiente. I dubbi sono sempre bene accetti, perché è meglio avere un dubbio che avere la sfrontatezza di sapere affrontare, dire di saper affrontare una certa situazione e poi fare male. Io applico il metodo di Socrate, so di non sapere, quindi mi applico per imparare. Praticamente, se ho qualche dubbio, io non so come ringraziare il mio veterinario di fiducia o la mia cinofila con cui ho lavorato per la mia cagnolina e con la quale siamo rimasti in ottimi rapporti. E se ho qualche dubbio su qualche cliente del tipo guarda, io ho questo problema, non so che cosa fare, se ti do il numero della cliente, ci parli tu con lei e ci lavori un po'? Lei sì, ovviamente parlerà con la cliente, ci ragionerà un po' su, perché magari dicono loro che non hanno tempo, voglia, modo per lavorarci su. Ma ci sono molti altri che sono coscienti del fatto che, ad esempio, il cane tira, ringhia, o il gatto urina per casa, eppure magari è sterilizzato, castrato, cacche e mazzi vari. Cioè, se ci sono dei problemi che sono coscienti, però hanno la giuggiola di dire sì, effettivamente ho questo problema, ma non so davvero come risolverlo, se tu, Agnese, sai come fare, ti prego aiutami, è un'altra cosa. Noi stessi, come professionisti, dobbiamo sempre tenerci aggiornati, sempre essere informati su tutti gli animali che andiamo a curare. Questo è alla base, perché non sapere come affrontare una situazione ci porta prima in svantaggio a noi, poi in svantaggio alla bestiola e di conseguenza anche al proprietario. Ci può mettere nei guai.
esempio, tante scordatevi volte. assolutamente che se prendete per la prima volta un cane e vi dicono: ah, ma lui deve scorrazzare, ma lui si deve sfogare, ti prego riportamelo, com'è che dice una cliente, distrutto. Sì, però non posso, è il primo giorno, non mi posso prendere una responsabilità del genere perché io il cane non lo conosco, il cane non conosce me. Piuttosto mi viene in mente che vi potete fornire, come fornisco io, o richiedere alla proprietaria un guinzaglio da trekking molto molto lungo, 3-4 metri, è abbastanza buono per cominciare, o 10 metri, perché lui così è libero di annusare, correre, giocare, però è sempre ben reperibile qualora stesse facendo cose che non dovrebbe fare. Ad esempio, se sono cuccioli, sono sempre molto interessati alla defecazione. Questo è uno di quei lavori dove ci sono più colleghi che animali. Sì, perché non è un lavoro riconosciuto, infatti è per quello che mi girano le code a mille, perché pensano tutti che sia un lavoretto, manco per il piffero è un lavoretto. Come vi stavo cercando di far capire, è un lavoro vero e proprio, dove ci sono un sacco, ma veramente tante responsabilità dietro, e né il proprietario né tantomeno tutte le persone di questo circondario vi diranno mai: sì, hai ragione, ci sono veramente tante responsabilità, tieni una fracca dei soldi per tutte le responsabilità, manco per il piffero. Però voi lo sapete e ne prendete atto. Attualmente sono all'estero, sanno che è un lavoro con i contro cocomeri e quindi hanno un albo, sono riconosciuti, vengono anche pagati molto di più. Ora, quindi vi dicevo, non sempre vi capiteranno animali teneri e coccolosi da accudire. Ad esempio, c'è il cane che tira, il cane che ringhia, il cane che abbaia, stromba tutto, il gatto che non ti fa entrare in casa, come quello che mi è capitato quest'estate, che non raccomando a nessuno, il gatto che graffia, il gatto che morde, il gatto... Ovviamente ci sono animali molto teneri e coccolosi, ma quello vi capiterà una volta ogni tanto. E comunque sia, ogni animale di cui vi occuperete avrà le sue peculiarità. Una volta che sicuramente siete riusciti a creare quella cosa magica tra voi e l'animale di cui vi occupate, è tutta un'altra cosa, che ve lo dico a fare, proprio il burro sul pane su cui poi spalmare le varie marmellate. Informatevi, perché fare un corso di primo soccorso, ad esempio, è importantissimo. Non crediate che fare la semplice passeggiata non sia incolume da pericoli. Per carità, quella sicuramente dovrebbe essere la cosa più easy, ma non si sa mai, perché per dire, a Roma è un attimo che ci sono vetri di bottiglie rotte a destra e a sinistra. Cioè, è una cosa che non tollero, però è sempre così, cioè è molto facile. E il polpastrello è un attimo che si taglia. Che cosa fate? Come si fa? Ecco perché un corso di primo soccorso è molto importante. Oppure slegate il cane al parco e si rompe un'unghietta. Pregate sempre che sia un'unghietta esterna e non interna, all'unghia, perché se no è molto più tachicardica come cosa. E ovviamente saper gestire anche il cliente, che vi potrebbe chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non si fanno alcuno scrupolo di orari, giorni. Ah, tra l'altro, scordatevi che questo lavoro abbia sabati e domeniche festivi, perché sono i giorni in cui si guadagnerà di più. Siccome mi raccomando, prima del Covid facevate, vi dividevate tra babysitteraggio e pezzitteraggio, non avrete un secondo libero, perché attaccate con uno, finite con altro, proseguite con uno, proseguite con altro. Lasciate perdere, non c'è più un attimo libero, però i guadagni sono molto alti, le soddisfazioni non ve le dico manco, e quindi si fa anche la disdetta all'ultimo secondo, del tipo che voi vi preparate la mattina, e questo sia in un lavoro o in un altro, e siete lì pronti a salire in bici, almeno io vado in bici in questo periodo, e vi arriva il messaggino con scritto:
Agnese, non venire oggi perché alla fine me lo tengo io. Come ti sto vedendo? Io vi odio così. Cioè, delle cafonate allucinanti. Questo è solo uno dei tanti esempi che potrei fare. Cosa di cui non vi dovete fidare mai del cliente è che per il cliente il suo animale è perfetto. Come i bambini. Però, cioè, per il babysitteraggio il bambino è perfetto e per il pezzitteraggio l'animale è sempre perfetto. Poi arriva in casa vostra o lo portate fuori voi da casa del padrone e ne fa di cotte di crude. Quindi prendete sempre con le pinze quello che vi viene detto e mi raccomando a voi, sappiate che non è detto che quello che vi dicono i proprietari corrisponda alla verità, mi raccomando, tenete sempre un attimo, cioè ovviamente non è che dovete stringere il guinzaglio così, però insomma tenetelo sempre tranquillo, voi sempre rilassati, però prendo gli appunti in mano perché ora passiamo alle cose toste toste, ovvero le leggi. Vi dicevo che appunto se succede qualcosa, ad esempio il cane che portate, perché insomma è raro, cioè, che il gatto aggredisca una terza persona, ma più delle volte potrebbe aggredire voi, quindi al massimo ve la vedete voi, ma io non ho mai sentito di un pet-sitter che... Andando al discorso del cliente, ci sono due tipi di cliente. Il cliente ansioso che vi chiederà... questo sia nel pet sitting che nel babysitteraggio, ma il babysitteraggio lo affronteremo un altro momento. Nel pet sitting il cliente, tu dici, vabbè, ma è un animale. Sì, ma le persone si suddividono in due categorie. Quello ansioso vi chiederà molto spesso, ogni 5 secondi anche, a bisogno di quanto è ansioso, foto, video, chat, foto, video, chat. Quindi preparatevi, meglio che partite un attimo ben preparati. Mentre c'è l'altra tipologia che non è una via di mezzo, quelle sono molto rare. L'altra tipologia è proprio l'opposto, non gliene può fregare di meno, ve l'ha lasciato, anzi guai se gli mandate foto e video perché a momenti quasi ve lincia. Nel senso che non gliene può fregare veramente niente, non perché ha tanta fiducia in voi, semplicemente perché ha voglia di rilassarsi. Nel momento in cui rientrerà e si riprenderà l'animale, quanto mi sei mancato, come potete vedere da questa bella striscia. Il mio tesoruccio, mi sei mancato moltissimo! Meno male che Agnese tutti i giorni mi mandava tantissimi video. Tu non mi sei mancata. Miau! I nostri colleghi dall'altra parte, senza scomodare gli americani, gli inglesi, quanto guadagnano al mese? Carta alla mano, 35.000 euro l'anno. L'anno, che al mese sono all'incirca 3.000 euro lorde all'anno. Parliamone, loro hanno un albo, sono riconosciuti, è un lavoro a tutti gli effetti per loro. Mi trasferirei molto volentieri da loro, però vabbè. E quindi è tutta un'altra storia, sì. Li invidio tanto, però. Così. Da loro è un vero e proprio lavoro, c'è l'albo, c'è un guadagno molto proficuo e niente, trasferiamoci tutti in Inghilterra. Per quanto riguarda gli altri colleghi, francamente, pur avendo cercato, non ho trovato informazioni, ma se in Inghilterra guadagnano così, suppongo che anche in Francia e in Germania, non credo in Spagna, però ditemi voi, anzi scrivetemi un commentino se ne siete a conoscenza pure voi. O se vi è capitato stando lì, magari in vacanza, che ne so, o ci avete vissuto per un Erasmus, beati a voi, io no, e ditemi com'è andata in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, in America, ditemi, che sono molto curiosa di leggere. Quindi, ricapitolando, se amate gli animali, e quella dovrebbe essere la base, se vi piace stare molte ore fuori casa, al parco, e quindi mi raccomando, gli allergici o vi ammazzate di antistaminici o non lo so,
Siete coraggiosi e sapete affrontare il cliente, sempre pronti a dispensare i consigli e ad accogliere le loro ansie, questo è un lavoro perfetto per voi. Non scherzo, siete ben accolti. Ovviamente, se volete farmi altre domande, che magari ispireranno altri video oppure qualche commentino qui sotto per questo video, lasciatelo pure e ci sarà... C'è anche la pagina Instagram dove potete stalkerarmi tranquillamente, dove vi aggiornerò sui miei lavori, su come lavoro e tutto quello che vorrete, potete anche scrivermi lì. Vi ringrazio, vi saluto e questa è la fine del primo video. Ciao ciao!